Ma lo spettacolo è la rappresentazione di un grande sogno, di una grande illusione, di una esperienza che il grande regista Wim Wenders definì più importante del crollo del muro di Berlino. Durante la presentazione di un premio in Germania qualche anno fa, perché il muro crollava, si aprivano dei mondi, a Riace si costruiva, un modello di convivenza tra i popoli, soprattutto in un paese dove cresceva, diciamo così, l'ansia, la parola d'ordine. Chiudiamo i porti, sbarriamo i confini, eccetera. Noi abbiamo analizzato tutti i personaggi di questa storia, personaggi minori, e ci siamo posti una domanda: ma dove affondano le radici questi personaggi? E questi personaggi affondano le radici nella grande cultura magno-greca e nella grande cultura anche del secolo passato. Un esempio, Nausicaa che rimprovera le ancelle spaventate dall'Ulisse naufrago, noi l'abbiamo vista. E dice, accogliete quest'uomo, porta pace, noi siamo un popolo di pace, quest'uomo ha bisogno di tutto, dategli tutto. Noi li abbiamo visti, viste le Nausicaa in azione a Riace, le vecchie del paese che si facevano chiamare nonna dai bambini di colore. Le Nausicaa li vediamo ogni giorno sul molo di Lampedusa, quelle che portano una bottiglietta d'acqua al naufrago appena sbarcato. Medea, che nella rappresentazione di Corrado Alvaro del 47, ma sembra scritta ieri, chiede: asciuga una palude per me, dammi un pezzo di terra per me e i miei figli. Chi è se non Betty Moses, la ragazza 23enne morta bruciata? Perché la legge italiana imponeva di cacciarla da Riace, dove aveva un tetto, una casa, un programma di reinserimento, erano scaduti i termini e doveva andare via, e finì in una baraccopoli abusiva, dove morì bruciata, arsa viva, perché per riscaldarsi aveva acceso un fuoco.